passa breve per Krasnina, la palla dentro, esce male Cappelletti, c'è la prima rete in campionato per l'Inter ed è Stefani van der Graat, alla quale servono solo 15 minuti di gioco per siglare il primo gol in nerazzurro. Su Simonetti, la palla raccolta anche da Flaminia, il tocco dietro, azione meravigliosa dell'Inter, conclusa da Guti Akkerjuni e sono due. Sonstevold gestisce bene un pallone difficile, Karjuni, la palla dentro per Chiawinga che da sola dà vita, la palla dietro per Marinelli e l'Inter trova il terzo gol, altra azione bellissima da parte dell'Azzurre. Lungo di Durante a cercare la testa di Regazzoli, raccoglie Ajara, la palla dentro per Chiawinga, attenzione, controlla bene Chiawinga, ancora da sola, salta il portiere e arriva la rete di Davita Chiawinga, anche per lei esordio con gol e ci ha fatto vedere una delle specialità della casa. Chiawinga, tanto spazio per l'Inter, accompagna anche Boletti dall'altra parte, ancora Chiawinga, tira palla, fa tutto da sola, Chiawinga, entra dentro l'area, Chiawinga! L'Inter accorcia subito le distanze con Davita Chiawinga, gran gol del numero 11 interista. Felice Santi, la palla è per Karjuni. Sonstevold, buona questa giocata dell'Inter con tanto spazio per Santi, il cross dentro di Santi, la palla invitante per Chiawinga che tira in porta e arriva il pareggio dell'Inter con Davita Chiawinga, era nell'aria, è arrivato il gol e ancora Davita Chiawinga. Santi, detta il passaggio Chiawinga, la palla è proprio per Davita, l'intervento e poi un gol meraviglioso di Guti Akkerjuni e l'Inter trova il 3-3 con una perla di Guti. Buon break di Santi, la palla centrale per Polli, attenzione da sola Elisa, Elisa Polli, l'Inter in vantaggio con Elisa Polli quando siamo al 15esimo. Parte il pallone di Karjuni, il colpo di testa allontanare De Pomigliano. Miyashi la rimette dentro, raccoglie Polli, il tiro in porta e sono due, sempre Elisa Polli, implacabile dentro l'area di rigore. Chiawinga ci prova, tocco centrale per Polli, fa partire il destro,
Altra magia di Elisa Polli, che trova la tripletta personale. Pronti via dopo solo 20 secondi. L'Inter trova il terzo gol. Passeri si alza, perde il pallone. Allora Karjuni, l'Inter può sfondare ancora. Karjuni, il tiro in porta di Gutiérrez. Karjuni finisce sotto il 7. L'Inter trova il quarto gol. Showinga chiude il triangolo per Pandini, si alza Marta, detta il passaggio anche Showinga, la palla per Aljara che si trova nel posto giusto al momento giusto e trova la quinta rete per l'Inter. Pallone Showinga che fa tutto bene, entra dentro l'area di rigore, ancora Showinga, il cross dietro per Aljara, si gira Aljara, il tiro in porta e sono 6, si gira benissimo Aljara in gioia e trova il palo lontano per il 6° gol dell'Inter. Parte Bonetti, il tiro in porta e spiazza Tampieri e l'Inter in vantaggio, sblocca la partita con la freddezza dal dischetto di Tatiana Bonetti. Di Bonetti per Showinga, pallone un po' morbido dietro per Tampieri, capisce tutto Showinga e con un tocco facile l'Inter trova già il 2-0 e lo fa con Tabita Showinga. Cambio gioco in favore di Bonetti, la mette giù bene Bonetti, entra dentro l'area di rigore, ancora Tatiana, il cross in mezzo, lontana la difesa del Como con Lippmann, ancora Miyashi, c'è da sola a mezzo l'area Polli e arriva il vantaggio dell'Inter, tutto regolare, sempre Elisa Polli che trova la quarta rete in questo campionato. Parte Bonetti, il tiro in porta, palla da una parte, portiere dall'altra. Tatiana Bonetti trova il secondo gol di fila in questo campionato dopo il rigore battuto contro la Sampdoria. Santi elude il pressing di Carnella, se poi sbaglia. Invito per Bonetti.
Il tocco dietro, capisce tutto Elisa Polli, la palla dentro! Ancora Elisa Polli che sfrutta una disattenzione dalla difesa del Como e trova il 3-0. Simonetti, la palla dentro invece di Cargionile, colpo di testa di Stefani Van der Gracht, Inter subito in vantaggio. Robustellini, il pallone dentro a cercare Polli, esce Giuliani, palla che rimane lì, Sciawinga! Raddoppio Inter con Tabita Sciawinga, che continua a dimostrare di aver avuto un impatto devastante col calcio italiano. Robustellini. La palla nello spazio per Sciawinga, attaccata da Mesias, Sciawinga la salta, la palla dietro per Polli! E poi c'è un autogol su questo tiro di Polli e sono tre! Robustellini, si muove Sciawinga, tentato il velo Sciawinga, palla che viene raccolta fortunatamente da Sciawinga, il cross dentro di Tabita e trova un nuovo autogol l'Inter, questa volta è Tucceri Cimini a sbagliare porta. Caparbia Sciawinga nel andarsi a prendere questo pallone. Cesar, la palla è su Marinelli, può entrare dentro l'area, Gloria, il cross in mezzo, arriva Sciawinga e l'Inter la mette di nuovo in riga con Davide Sciawinga che trova il sesto gol in questo campionato. Il pallone dentro, interessante, il colpo di testa tentato da Van der Gracht e la palla finisce in rete. L'Inter accorcia le distanze con Stefani Van der Gracht quando siamo al 65esimo. L'Inter con Miasci, Santi di prima, allargato per Marinelli che è tutta sola, attenzione Gloria, cerca la volée e arriva una rete meravigliosa di Gloria Marinelli. Cargioni, la palla centrata
sul volto di un'avversaria. Ancora Inter in mezzo all'area di rigore, allontana il Cesena, poi un palo, un altro palo e arriva la rete da parte dell'Inter. Parte Alborghetti, è una finta, il pallone per Carjuni, la palla dentro proprio per Alborghetti, uno schema che si traduce nel terzo gol dell'Inter. Lisa Alborghetti. Brustia alla battuta, la palla dentro, il colpo di testa di Fordos che bagna con un gol il suo esordio nerazzurro. Marinelli che può trovare il terzo gol, attraversa, nega la gioia del terzo gol a Marinelli, palla ancora per Gloria. Scarico dietro su Merlo, Brustia, il tiro in porta e arriva adesso il gol dell'Inter. Palla dentro di Bonetti, interessante, esce coi pugni Cappelletti, Robustellini, Simonetti, la palla dentro di Flaminia, colpo di testa di Van der Gracht per Alborghetti, un altro cross in mezzo, ancora una volta Van der Gracht! Inter che accorcia le distanze. Bonetti, detta il passaggio Shawinga, attenzione, la palla è proprio per Tabita, dentro il rigore, Tabita! Serviva un suo gol ed è arrivato il 2-2 dell'Inter proprio con Tabita Shawinga. Shawinga di testa. Simonetti, Ajara, Carjuni. Il fondo per Sonstevole, il cross dentro, può girarsi Shawinga! Altra grande rete di Tabita Shawinga. Simonetti, Sonstevold, il cross dentro di Sonstevold per Shawinga che trova il 2-0 Inter, ancora sempre Tabita Shawinga. Bonetti con il sinistro, il tiro in porta, arriva la rete sotto l'incrocio di Tatiana Bonetti per l'1-0 dell'Inter quando siamo al 64esimo. Parte il pallone di Guti, è interessante, la palla dentro con Polli che trova l'1-0 per l'Inter quando siamo al 29esimo. Ripartire Shawinga, tanto spazio per Tabita, lo scambio con Polli nel corridoio per Shawinga che entra dentro l'area, ancora Shawinga, l'intervento di Odine, poi
converge in porta Gudia Karjuni e siamo a quota 2. Shawing a suo libero che lascia lì ancora Tabita, lo scarico per Polly, ancora il tocco per Shawing che carica il sinistro, il palo e poi pallone che finisce in rete con il 3-0 Inter. Cross in mezzo per la testa di Miyashi, arriva in anticipo della Samp, Alborghetti la rimette in mezzo, palla che finisce in zona Robustellini e trova il gol, Chiara Robustellini, il primo gol in Serie A per la numero 14 interista, grande soddisfazione. Karjuni nello spazio per Shawing, la mette giù benissimo la sfera Tabita dentro l'area di rigore, il tocco dietro per Polly di destro, trova subito il pareggio l'Inter, lo fa ancora una volta con Elisa Polly. Alborghetti al lancio lungo a cercare la corsa di Shawinga, che è più veloce di Derita, entra in area di rigore di Shawinga e poi appoggia un cioccolatino per Ajara che spinge in porta facilmente questo pallone, siamo già 1-0. Bonetti, gran lavoro in mezzo al campo, fa tutto da sola Tatiana, la palla è per Ajara, il movimento dentro di Shawinga che è sola, Shawinga! E siamo già 2-0, restituisce il favore Ajara a Tabita e siamo a quota 2 nei primi 20 minuti di gioco. Palla larga per Shawinga, scambiano bene le due, ancora Merlo, il cross dentro, dove arriva Bonetti e sono 3, tutto facile per l'Inter, altra bella azione sviluppata sulla corsia di sinistra. Karjuni va in mezzo, palla morbida, esce in due tempi, palla che rimane lì e finisce in porta, arriva subito il vantaggio dell'Inter. Santi prova a mettere un po' d'ordine, Karjuni, solito grande movimento, la palla lunga a cercare Shawinga, male la difesa del Milan, dentro la rigore Shawinga, il tiro in porta di Tabita e arriva il raddoppio dell'Inter con Tabita Shawinga.
L'arbitro parte Carciuni, il tiro in porta! Delizia di Guti a Carciuni e l'Inter trova il terzo gol. Bolli si gira bene in mezzo al campo, si muove nello spazio Sciawinga, la palla è per Tabita, uno contro uno con Guagni, la controlla e poi la deposita in rete Tabita, piano piano e sono 4. Altra grandissima azione dell'Inter. Centrale per Carciuni, entra dentro l'area di rigore, ancora Guti a Carciuni, non riesce a tenere palla, c'è Ajara in zona e si avventa su questo pallone vagante e trova il vantaggio l'Inter con Ajara in gioia. Qui brutto disimpegno del Sassuolo, ne approfitta l'Inter, ne approfitta Guti a Carciuni che trova il raddoppio. Aspetta, trova lo scarico in Bonetti, palla centrale, controlla bene Santi. Ancora Bonetti, gioco di gambe. Di tacco per Sciawinga che si gira, il tiro in porta, azione meravigliosa dell'Inter, ben conclusa da Tabita Sciawinga. Alla battuta si muove Polli di testa ed è proprio Elisa Polli che trova il vantaggio con un movimento puntuale e preciso sul primo palo, gira bene di testa e allora quando siamo al quinto arriva la rete di Elisa Polli. Miasci, lo scambio con Pandini, tenta il tiro, la palla invece larga per Merlo, un rimpallo, attenzione, si lotta dentro il rigore, Ajara, il cross in mezzo, un tiro in porta, la parata di Fabiano e poi arriva lestissima Tabita Sciawinga. Sempre Tabita in possesso. Santi, un tiro in porta, trova il corpo di Panzeri, Sciawinga, si gira, Ajara! E sono 3. Van der Gracht, palla lunga alla testa di Linari, in zona Pandini, di testa per Poli, la mette giù, si gira, Poli, palla che rimane lì, Sciawinga! L'Inter accorcia subito le distanze con il 14° gol in campionato di Tabita Sciawinga. Ancora Sciawinga, la palla è per la numero 11, si gira bene Tabita. Ne ha due addosso, lo scarico per Miasci, il cross in mezzo, arriva di testa! La rete di Marta Pandini!
C'è un po' di spazio per Merlo, si muove Showing, si muove anche Polli. La palla è per Tabita, interessante. La controlla Tabita, il tiro in porta e arriva il pareggio di Tabita Showing. Santi, Showing di testa per Polli. Scambiano bene le due, può partire in campo aperto Tabita. Su Tortelli, è più veloce, entra dentro l'area ancora, Showing si ferma, salta il portiere, tiro in porta, il raddoppio Inter con un'altra magia di Tabita Showing. Parte il pallone di Simonetti, la testa di Van der Graaf, la testa anche di Borghetti! E arriva il 3-1 Inter con Lisa Borghetti. Tocca subito per Merlo, c'è tanto spazio per Beatrice, può prendersi il fondo, converge verso il centro, il tiro in porta! Magia di Beatrice Merlo! Inter che trova con merito il pareggio. Polli per Ajara, si muove nello spazio Tabita, il pallone per lei, Tabita, entra in zona, ancora Tabita, d'esterno, palla che rimane lì, Showing! Il pareggio dell'Inter quando siamo all'83esimo, ancora una volta Tabita Showing. Sembra, te la lascia scorrere, si avventa sul pallone Showing, il trovo di rigore, ancora Tabita, d'esterno, Showing! Riapre il match, Tabita Showing! Marinelli dentro per Showing, lotta Tabita dentro la rigore, ancora Showing, calcia in porta e trova il gol della bandiera, Tabita Showing. Giuni centralmente, buono questo movimento di Tabita dentro la rigore, ancora Tabita si prende il fondo, la mette dietro per Polli e arriva il pareggio dell'Inter con Elisa Polli, grande azione nerazzurra. Carjuni porta palla Gutià, l'aspetta Pedersen, saltata netta da Carjuni, il cross in mezzo per Polli, Inter che accorcia le distanze al 75esimo con Elisa Polli. Pedersen in possesso, lotta Carjuni, caparbia in questo caso, ancora Gutià, trova nello spazio Showing, che sola, Showing! Pareggio Inter, meritatissimo con Tabita Showing.
Il lancio lungo di Sonstevold è buono per Shawing, attenzione, controlla bene Tabita, può centrarsi verso il centro, ancora Tabita, il tocco per Polly, stoppa, calcia in porta! Ed è sempre l'asse Shawing a Polly! Squadre lunghissime ora, detto il passaggio Shawinga, il lancio è perfetto per Tabita, porta palla Shawinga, altro grande intervento di Erzen, palla che poi finisce in porta e l'Inter trova il 2-0. Tocco ora per Shawinga che anticipa netta Erzen, calcia in porta, una delizia di Tabita Shawinga. Tanto spazio per Bonetti, porta palla Tatiana, si muove Karjuni che come sempre punta la rigore, calcia in porta e trova l'incrocio dei pali. Partita devastante di Tabita Shawinga. Karjuni, può distendersi l'Inter con questo pallone nello spazio per Shawinga che salta netta Cesar, calcia in porta, arriva il vantaggio dell'Inter ancora una volta con chi? Con Tabita Shawinga.